Buongiorno da Roma, sono Elena Bozzola, segretaria nazionale della Società Italiana di Pediatria e vi illustro il progetto Io mi vaccino, tutti i vaccini, noi ci vacciniamo. Il nostro progetto è un progetto che è rivolto agli operatori sanitari e serve proprio per stimolare gli operatori sanitari alle vaccinazioni. Il punto di forza del progetto è la comunicatività. Vi racconto brevemente come nasce questo progetto. Noi volevamo stimolare proprio le vaccinazioni tra gli operatori sanitari. Abbiamo mandato una mail agli iscritti al nostro congresso. Sapete quanto ci hanno risposto? Soltanto 9 persone. Allora abbiamo montato questo video un po' amatoriale, però che ha colpito il medico, l'ha colpito al cuore e da 9 persone abbiamo vaccinato 178 persone, non 200 perché avevamo solo 178 vaccini. Questa idea è nata in seguito al calo delle coperture vaccinali, in seguito alla diffusione delle malattie infettive tra gli operatori vaccinali ed è assurdo che un medico, un infermiere, un operatore sanitario che dedica la sua vita alla cura del bambino lo possa infettare. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato tutti i medici che hanno prestato il loro volto, che si sono fatti fotografare e hanno detto noi ci vacciniamo, noi crediamo in questo progetto e noi vogliamo proteggere noi stessi e i nostri pazienti. I prossimi step sono la realizzazione di un poster con le immagini di tutti i medici che hanno aderito alla nostra campagna vaccinale e che si sono fatti fotografare mentre si vaccinavano. Comunicare il valore dei vaccini significa comunicare una speranza di vita, significa comunicare la voglia di vedere noi stessi, i nostri bambini, i nostri amici, i nostri pazienti non ammalarsi, non rimanere ricoverati in ospedale, continuare una vita serena. Tutti i social media sono invasi di messaggi da parte dei vari utenti. L'importante è convincere chi ci segue che questo è il messaggio giusto, che la vaccinazione fa bene per la persona, mentre le false notizie, le fake news devono essere abolite. E allora questa è la storia del nostro progetto. Incrociamo le dita e che vinca il migliore!